Ciao, sono ragazzi, benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi con me c'è il nostro caro amico Aragorn, ovvero Peppino, ovvero Legolas, ovvero Joker Pro Gamer, ovvero il macellaio PS2. Sì, il macellaio PS2. Allora, PS2, la storia è finita, già dovevo. La storia della salsiccia è piaciuta a tutti, quindi continueremo con la nostra storia. Oggi c'è l'offerta soppressata a Cingherucchi. Ecco. Cingherucchi, oh! Aspettate, allora dobbiamo darvi la nostra versione, perché nell'ultimo episodio abbiamo detto a PS2 che davamo la nostra storia a Cingherucchi riguardo la trama, quindi spiega la trama del gioco. Allora, lui vanno, era in Gaune con Zvana, cioè bello, no? Peppino. Vicino a chi ricorso lo va d'acqua. Corsi d'acqua. Diceva la solita, insomma, scusa. Si va Jimmy Cosi, va Jimmy Buono, poi ne facciamo pro. Anzi, sì, Ascolta, zio Peppino. Una volta è venuto uno. Perché non è che si può. Come non funziona. No. Mi è arrivato, mi ha fatto. Non che lì salsiccia. Io non ne ho avuto salsiccia. C'ho video testimone, eh? Non ne ho avuto salsiccia. È finita. C'è la regola sul testimone. Era finita. Io lo sei ingazzato. Ha detto, la volta ti manda la gente. Va bene, io penso un cliente, va bene. Un'offerta, un'offertina. Vinda la mia. Di cosa là. Una volta smuovo tutti i cresciuti. Ha mandato tutto. Per la salsiccia. Ecco qua, per una salsiccia, perché non gliela poteva dare. Quindi, caro Infamous, eccoti la storia di PS2, perché ma, Infamous me l'ha chiesto. Cioè, è impossibile, hai capito? È buona la salsiccia di cignatura, e mo. Mo è esagerata, mannaggia. Però PS2, quella parte, anche a te Infamous, non è finita. Infatti c'è la continuazione, vedi? Non abbiamo fatto questo ultimo episodio. Questa è la continuazione. Riusciremo... Incipit, riusciremo a salvare la macelleria PS2? Guarda, per l'onore della salsiccia. Hanno chiamato anche i clienti più grossi, vedi? I troll si hanno chiamato. Che ci troll. I troll. Comunque, PS2, prima di iniziare, vogliamo ringraziare i PS2 a salsiccia. Il ritorno della soppressata. Vogliamo ringraziare. Ti lascio l'esclusiva. Niker Game. Alex, e questo devo dirlo io, perdono. Ricercato dall'alba. No. Non è il signore di Mordor, ovvero Zero Absolute. Infatti a Mordor non ci sono gli orchi, gli urukai, ci sono le allupate che lo cercano. Sì, facciamo questo PS2. Li ringraziamo perché PS2? Questi tre in particolare. No, perché c'è nuova. Andate a vedere il video. Ma se auguri se... gioco. No, perché Nike ha creato un altro video? Dobbiamo specificare quale. Auguri gioco. Auguri gioco. No, perché tu non puoi pensare che me l'hai detto a me. Auguri gioco. Ah, grazie. Ah, sì, ciao. Fra poco andiamo a prendere. Comunque, il video in questione è auguri gioco, andatevi a vedere. Ho fatto anche la prima reaction. Dimmi, da vicino. Dobbiamo stare lontani. Ah, se dice è finito. E mo come facciamo? Punto. E ci ho preso tutto, oh! La mochica per quello! La mortadella! No. La progettella! Ah, sì! La progettella da salutare, ciao! Comunque, riusciremo a difendere la macelleria? Dai! La scoprirete! Ora! Allora, stavolta chiamerò il collaboratore. Allora, l'ultima volta ho fatto Legolas. Stavolta faccio il... Legolas ho fatto. Stavolta faccio il nonno di Peppino. Abbiamo qua la salsiccia. Gandalf. Ed ecco che PS2 gli no, lascio. No, un neo nonno, visto che ho proprietà della macelleria. Perché anche se ha dato un bastone e aspa qui. Ha detto che a me mi faccio un bel guattino super sano. Il proprietario non è Peppino. No, che io non ce la porco. È un gender. Poi c'è sto strunzo capo. Che. No, strunzo proprietario. No, eh. Yes, una cabana e dammi fitti, dei nemmeno che lo si mangia, capito? Ed ecco. Si portano qua in occhio. Questo è la che se tu fa Peppino, vai! Diamo! Chi sa la capuzza? Difenderemo la macelleria, lo saprete. Sempre la macelleria. Se, la macelleria Minas Tirith, ricordiamo come si chiama così, eh.
I dipendenti, che hai visto? Neanche li paghiamo. Stavolta funzioneranno i dipendenti. Ah, sì, che faccio di più. Queste sono le donne. Dobbiamo difendere le donne. Perché no, nella macelleria ricordiamo queste che... Queste qua sono le capre, vedi che cosa? Sono le mogli dei dipendenti. Sono le capre. Non le paghiamo, però purtroppo dobbiamo difenderle. Bene. Gamba, gamba, rocce, scatto, sono. Andiamo, penso dobbiamo difendere le donne, vieni. Beh, che non funziona. C'è metà la paghetta, non è 50. Dobbiamo uccidere solo i nemici. Di qua. No, la salsiccia sarà la miglior difesa, vero PS2? Ah, soppressata. Abbasso un secondo. Non ci sarà! Ok, ci sono. Ah, a proposito, con noi abbiamo portato un ospite speciale. Dobbiamo dire, non l'abbiamo detto. No. Il triceratopo! Ed ecco qua. Il proprietario e il lavoratore che sono incazzati come bisce. Ed ecco il proprietario che va. Non puoi passare! La salumeria è chiusa! Non la riuscite mai a conquistare! Guarda, state calmo con casiere! Beh, baffancoppa! Ti aiuto! Peppino, ti aiuto! Ecco, il proprietario Gandalf! Ma anzitutto lasciate un like per la serie, il signore delle salsicce, il ritorno della soppressata, e lasciate anche dei premi triangolo, così gli rompi lo scudo. Ah, non te l'avevo detto. E lasciate anche un like per il proprietario e il lavoratore, ovvero Gandalf e Peppino l'incazzato. Ricordo che con R2 si fa l'attacco a terra. Dobbiamo difendere le donne, PS2. Dobbiamo attaccare tutti i nemici che vediamo. Gli arcieri, andiamo agli arcieri. Mi ha fatto perdere la lancia. Lanciazione. Rimanendo in tema. Stai quasi per morire. No, Peppino non può morire. Vaffanculo. Oh, lo prende Peppino. Un urlo di donna. No, no, ragazzi, ha detto male. Ha soppresso il banale. Dove sono? Ecco. Oh, oh. Andiamo. Ed ecco qua. I grandi eroi. I grandissimi eroi. I salvatori della macelleria che sono all'attacco per difendere i clienti e le donne e le mogli dei proprietari. Dai, PS2, siamo a 92. 200 devono entrarne. Quasi okay. 100, altri 100 ne mancano. È una rosca, lo bello leggendo. Oh! Ecco, ho fatto lo scudo! Ora non mi fanno più niente! Oddio, arriva un boss, PS2, è tuo! Vieni qua, che abbiamo spesso pagato, sapete, vieni! Beccati questo! Peppino lo distrugge! Peppino il distruttore! Ma ecco qua! Dai, ci siamo quasi! Un altro boss! Tutto tuo PS2, io prendo le lance! Tieni l'occupato, ci tiro le lance! Beccati questo! Ce l'ho fatto! Addio, sono tutti tuoi! Vabbè. A terra, attacca a terra! Super potere del proprietario! Andiamo! Allora, PS2, ci penso io. L'incazzatura 2.0. PS2, gioco della chiave. Vai, così ti sprono. Eccolo, il crestino, quello è crestino, attaccalo. Ah, oh, vabbè, disintegrato. Eccolo, crestino. Via. Muoviti.
E Cristino, vai, attaccalo. Non mi attaccare il proprietario. Contrattacco del proprietario Gandalf. Che ora le prende, però le prende con stile, dobbiamo dire. Ci siamo quasi. Beh, finora devo dire che sta risultando molto semplice, vero PS2? Come non detto. Oddio! Ecco. Questo è il proprietario, questo qui i clienti incazzati come bisce. Sono stati mandati da Renzi in persona, PS2. Cioè li manda Renzi. Le lance li uccidono subito. Tornate, tornate nei meandri della politica, tornate da Renzi, il vostro creatore. Ovviamente stiamo scherzando, non voglio che poi Renzi dice andiamo ad arrestare, è uno scherzo. Di qua ce ne sono. No, sono finito, va bene. A mani nude PS2, a mani nude. Siamo nel... Super potere dell'incazzato, proprietario. No, non lo posso fare. Ho finito le frecce. PS2, devi pensarci tu. Vuole a te. Vai, vai Peppino. Peppino. Peppino, non possiamo perderti. Usa le frecce. Oddio. Sono morto, morto. Sono morto. Non giochi, proprietario. E muore. Lo uccide il proprietario. Dai, ce l'abbiamo fatta PS2. Non ne verranno altri. Mi serve forse di qua energia. Oddio. Oddio. E ora? Oh. Ah, di qua nella cassa. Ce n'è un po' di cazzo. Ci penso io. Con triangolo gli caccio la corazza, ricorda. Sono mezzo morto. No, vabbè, tu sei mezzo morto, io sono morto. Attaccalo! Dai, ci manca poco, forse di qua sono le tre. Devi rompere i barili se li trovi. No, di qua non c'è niente. Ma muore! Attacchiamolo, il troll, il troll! Ti troviamo! Io ho finito le frecce, cazzarola! E ora? Un altro boss, tanto per cambiare, dai! Premi tutti i tasti dorsali contemporaneamente. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Ok, dai, dai. Dai, dai. Muori, fetente. Il troll, il troll. No, cazzo. Ma a te... Ah. Ci siamo quasi, 194, ne mancano pochi. Ho 9 frecce. 9 frecce, spiriti, quello che cavolo è. Oh cazzo. Il troll invisibile, incredibile. Super caricato. È super canifragile. Beccati questo arciere dei miei coglioni. Devo dire. Joker Show! Joker Show. Andiamo. Uno, dobbiamo andare di qua. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo lì. Il proprietario. PS2. Abbiamo vabbè, perso. Ah, questo è un bastardo. Hanno conquistato la macelleria. Vedi? La macelleria è andata perduta. Peppino ha perso il lavoro.
vedi i proprietari, i dipendenti, hanno cercato in tutti i modi. Tutti quelli che potevano fare. Non ci sono riusciti. Presto i sette livelli di Minastiri saranno cosparsi dei nostri morti. La mia parte in questa battaglia si è conclusa. Il proprietario se ne va, insomma. Il nostro destino ora è nelle mani di un hobbit e di un re. Ovvero, Duca Asiere e Du Spazi. Riusciranno... Allora, Peppino purtroppo ha perso. Non è vero, non ha perso, perché a breve ritornerà nella battaglia finale, non della seta, se non finisce. Devo farvi vedere tutte le missioni. Però tranquilli, perché Peppino ritorna a PS2. Il Peppino che in te ritornerà. Tranquillo. Vedi, il proprietario è andato a richiamarlo per questo motivo. Quindi, il video finisce qui. Ed ecco, un like per Peppino perché ha combattuto da eroe. Ma adesso, ha combattuto da Peppino. Ha combattuto da Peppino. Quindi un like in questo istante. Col dito vi minaccio su immediatamente. Immediatamente. Mi minaccio. Non fate come quei coglioni e bimbi minchia che mettono i non mi piace. Dovete mettere i mi piace. Se vi piace, se no, no. Però se vi piace lo mettete. Se non vi piace, non lo mettete. Lo mettete lo stesso e non mi piace. Però dovete commentare. Vero PS2? Ma adesso. Quindi. Il proprietario e Peppino ce l'hanno fatta alla fine. Possiamo già skippare di qua? Sì. Allora, se io sono appeso qualcosa, no. Fai vedere le mosse PS2 di Peppino. Non puoi, livello 10. Tu sei livello 9. Questo qua è un mazza capiretto, eh. Ammazza? Capiretto. Caprietto, proprio. Questo qua, quando ora di gioco, netti mortadello. Stagionato. Stagionato. Proprio sì. In gran momento. Vabbè, chi so qua quando è normale. questo qua è quello che ammazza il pollo, capito? Il pollo. Questo è il tagliapollo. È per il tagliapollo. Ed esce perfetto. Il pollo casa è. Da licchi i baffi. Allora, qua è quando piglio portaluzzo. Ma dico, lo sta caricando per dire. Aspetta, non mi pagate? Lo sto per tirare. Questo qua è quando metti prosciutto, metti salame. Di prosciuttella. E poi fa tutti i cremosi, poi si taglia la mano e si. Questo qua è quando. Deve preparare il cinghiale. No, qua quando piangono così è caduto, e qui piangono. E quando non metti il prosciutto. Qua quando vanno un pollo cucinato, andiamo. È sciacquato. E tutta la rabbia che c'è in lui la mette nel. Vabbè, che su calma, capito? Qua è quando dicono la prima moto che si sta. Questa è la prima volta. O proprio l'ho pagato perché hanno via assorto, ma lui dice che è un molto poco. Vabbè, qua pollo 2 l'ha vendetta. Pollo 2 l'ha vendetta. È il maiale. Questa qua è quando uccide Peppa Pig. Si chiama impeto del maiale, impeto di Peppa. Qua quando vanno hanno capito l'agnellino. L'agnellino così. Maragò! Alla mazza. Qua quando si alza, quando piange una cosa, ma. Guarda! Quando scivola per terra. Si alzi con la mece. No, è per terra, dicono mi fai una fetta di prosciutto, lui subito la terra, subito, ecco. Ciao, aggiungaglia subito. Subito gli acca per nulla. Qua taglia, si mangia un panino e taglia il panino. Hai visto? Meraviglia. Dalla taglia, si mangia un panino e taglia. Continua. Con stile, la seconda cosa con stile. Qua è quando fa anche il consolare negli altri. Spalla, spalletta. Il polmone. Qua è il polmone. E questo, non devo staccare. Si ingazza. Ok, sono finite le mosse di Peppino il macellaio. Comunque ricordo che Peppino non ha perso, cioè ha perso la macelleria, però diamo un piccolo teaser, PS2 ritornerà e si porterà dei dipendenti all'altezza. Che li ha pagati, sai quanto? 1,50€. Prima non li pagava quelli. No, quelli prima non li pagavano. 50 centesimi. Ecco, deve colpire la telecamera come l'idiota. Non muovere niente. Allora,
Il video finisce qui, l'episodio finisce qui. Ecco qua un piccolo teaser del prossimo episodio. Il prossimo episodio sarà nel cancello nero, ovvero Peppino e tutti i suoi dipendenti. Aspetta, PS2. Lasciate tanti like, commenti e soprattutto iscrivetevi ai nostri canali. Se volete, questo episodio, ovvero Peppino, andrà a combattere con tutti i suoi dipendenti, andrà ad affrontare Renzi. Vedete? Al Parlamento qui andremo. Io e PS2, Peppino andremo contro Renzi al Parlamento. E Berlusconi. Perciò il video finisce qui. Prima di salutare vi ricordo di lasciare tanti like, commenti e iscrivetevi ai nostri canali e condividete tutte le nostre esperienze e tutto quanto. Non fate come quei coglioni che mettono non mi piace. Salutiamo gli iscritti. Ciao, Nagar Game, Alex, Giroab, saluto. Isaki Croft vi invita a passare al suo canale perché è davvero brava e gli auguro tanti iscritti. No, sbagliato. Pensi tu devi ti devi placare. Ma ti devi placare. Vabbè, quindi, Saki Croft, passate al suo canale perché gli auguro tantissimi iscritti, che è iper brava. Poi saluto, PS2, vai continua tu a salutare. Tu stavi salutando. Tu. Vabbè, Fabio Gallo, Daniel Vercesi, Gabbo Mix, Infamous, Videogame Sita. E ovviamente non salutiamo colui che ha chiesto a PS2 di portare il gioco della chiave. Alfonso Cante. Ok, ti ha salutato. No. Sì, l'hai salutato. Hai detto no. No, salutiamo. Vabbè, comunque è un messaggio per lui che ti ha riportato il gioco della chiave. Mora. Ok, te l'ha detto. Perciò, dai vostri amatissimi. PS2 Forever. No. Ah, scusa. PS2 Peppino Forever. Peppino. Forever. Da Peppino. E dal proprietario Gandalf. È tutto. La salsiccia costa poco. Se volete sapere come finirà la salsiccia, se riusciremo a salvarla o no, lo vedrete nei prossimi episodi. Siamo bloccati un attimo. Perciò PS2, la recensione, come le trovate? I nemici, come mi hanno chiesto loro. Lo facciamo quando è finita la serie. Vabbè, quando finirà la serie, di ogni gioco daremo le nostre opinioni personali. A parte il gioco della chiave. Finiamo la serie e poi faremo un altro video su questo gioco, però senza portarlo. Anche su gioco. Solamente il distacco del gioco. Non mi usciva la voce. Anche sul gioco della chiave. Comunque, dai vostri quindi amatissimi Peppino e il proprietario Gandalf è tutto. PS2 concludi. Ciao. Va bene. Ciao.